Stato nero, se si può dire. Sì. Perché questi fanno l'erzo, riescono a rubare anche nelle partite dove non contano niente. Ne stava parlando l'amico Leo, che stava dicendo che a parte che oggi erano intoccabili. Io non sono in radio perché ero in scooter, quindi guarda, vi ho chiamato tutto per sfogarmi un attimo perché mi fanno cagare. Ai, guarda, se tu parti così io ti lascio 20 minuti di microfono aperto. 10 minuti, guarda, io spero che venga giù l'aereo che li porta a toccare la Coppa dei Campioni. E io penso che la tua non sia per nulla ipocrisia. Vai avanti, amico, non cagare. Non cagare, Leo Vicari, amico. Aspetta, come ti chiami? Come fai a dire una roba del genere? Come ti chiami? No, Vicari, adesso smorzati. Come fai a dire? Ma come fai a dire? No, fa benissimo, io voglio la morte di tutti i juventini deformati. Vai avanti, amico, non dar retta, Vicari. Mi fanno schifo giocatori, tifosi, società, allenatori, tutti quelli che vestono quella maglia di merda che fa la vergogna del calcio. Vai avanti, ma guarda, non ti sto perculando, sei la mia voce, vai, alza la voce! Mi fanno schifo, spero che vada giù l'aereo quando tornano. Grande, vai ancora, sei il mio mito, sei il mio idolo! Se vanno là, il Venzuolero... Perché hai abbassato, Leo? Alza il ritorno! Non ho abbassato, però io non posso partecipare a questa trasmissione. Togliti la cuffia! Scusatevi, non mi interessa. Bravo! Mi fanno cagare, sono la vergogna del calcio italiano. Rubano anche quando non conta niente. Guarda, non ho più voce perché quello che gli ho potuto dire oggi allo stadio, guarda, la metà va dall'inferno, guarda quello che gli ho detto oggi. Ma non me ne frega un cazzo perché fanno schifo, guarda. Hai detto Davide? Sì, Davide. Grande Davide, ti ringrazio. Abbiamo perso il regista, ma questa è Radio Verità. Tra l'altro, grande Davide, alla prossima, ciao. Tra l'altro, caro Leo, lo sai che quest'altro anno qui si passerà o al turpiloquio definitivo, quindi gli insulti, il peggio del peggio che si può fare, o la narrativa. Oggi potrebbe essere stata una prima puntata di turpiloquio non è turpiloquio, augurare la morte delle persone. Ma è metaforica, con la valle, dai. Io non ci sto. Mi dispiace. Leo, abbiamo fatto solo dei complimenti, adesso ti becchi anche questo. No, avevamo ancora un messaggio della valle. Davvero tosco.